Contestualizzare, la signora mi chiede quali sono le formalità di avvio di un procedimento. Innanzitutto i mediatori, a differenza dei professionisti degli altri rami, non possono operare autonomamente, devono operare sotto il cappello di un organismo di mediazione, il quale ha l'obbligo e è soggetto a monitoraggio da parte del Ministero circa la verifica che non ci siano dei problemi di non imparzialità tra il mediatore e le parti, che la competenza richiesta al mediatore per fare quella mediazione sia effettivamente appartenente a quel mediatore, altrimenti come facciamo noi, nomina un collegio di due mediatori, che non costa di più alle parti, ma magari per una questione tecnica e anche giuridica, incarichiamo un mediatore architetto e un mediatore avvocato, per esempio, no? O giurista, in modo tale da integrare le competenze, oppure nelle successioni ereditarie incarichiamo un mediatore giurista e un mediatore familiare, perché ci sono delle dinamiche che a volte vanno molto al di là degli aspetti patrimoniali. Allora, come diceva la signora, il procedimento di mediazione dalla sua origine può lasciare degli effetti nel giudizio. Soprattutto perché se io chiamo in mediazione una parte e poi rispetto al contenuto di quella mediazione potrei, se fallisce la mediazione, chiamarla in causa, un domani un giudice potrebbe essere interessato a vedere se il contenuto della mia domanda di mediazione era effettivamente equivalente al contenuto della mia domanda iniziale. No? Quindi l'approccio col procedimento di mediazione con l'avvio è sicuramente un approccio molto più semplificato rispetto a quello del deposito di un atto giudiziario. Non fosse altro che io posso produrre documenti anche in corso, posso anche non produrne, posso produrli e lasciarli soltanto riservati all'interesse del mediatore, posso renderli disponibili alle parti, insomma posso dire è molto più flessibile. Ogni organismo di mediazione ha dei modelli, dei moduli che sono stati depositati e vagliati dal Ministero della Giustizia e che sono sempre disponibili nel sito internet oppure gli sportelli ne dispongono, e che sono moduli composti da alcune pagine nelle quali devono essere individuati chiaramente i dati anagrafici delle parti che chiamano in mediazione e dei soggetti che chiamano in mediazione, e viene fatta una breve descrizione, ma guardate anche 10 righe purché sia abbastanza circoscritta, del fatto oggetto di controversia, e una breve descrizione, anche 3 righe, purché sia circoscritta, di che cosa io voglio dal procedimento di mediazione. Fatto questo, si manda, si deposita presso lo sportello, piuttosto che si manda via mail, fax o in altro modo che consenta la dimostrazione dell'invio e della ricezione alla segreteria dell'organismo. Con gli sportelli comunali è semplice, si lascia a chi gestisce lo sportello, per il quale poi seguono tutte le formalità del caso, e a questo punto la segreteria dell'organismo, tramite il responsabile, nel caso di ICAF devo occuparmene io come responsabile, invece abbiamo personale di segreteria che analizza tutta la documentazione, nomina un mediatore, fissa il luogo e la data dell'incontro e convoca le parti al primo incontro di mediazione, che da quel momento, dal momento in cui viene depositato, è entro 30 giorni deve fare. Quindi comunque c'è una certezza importante, che è quella che nel giro di 30 giorni le parti si guardano negli occhi. Peraltro la giurisprudenza, cioè le prime sentenze che stanno uscendo, dicono che l'avvocato non può andare in mediazione senza la parte presente. Perché non può andare? Perché come fai a fare la mediazione con uno che ti rappresenta? Devi fare la mediazione con la persona che è direttamente interessata ai problemi. Uno ti può rappresentare in causa perché parli di norme giuridiche che la persona nemmeno conosce. Ma se io non parlo di norme giuridiche ma parlo dei tuoi bisogni, non puoi mandarmi un'altra persona a parlare dei tuoi bisogni. Ecco perché la giurisprudenza dice è un contesto completamente diverso. Però la procedura, signora, come lei osservava, esiste ed è importante che venga rispettata. Che viene formalizzata. Convocando l'altra parte mediante. Esatto. E di questa convocazione fa tutta la segreteria dell'organismo. Quindi non viene onerata la parte di formalità, che poi non sa come comportarsi, non sa cosa scrivere, no? Poi si fa l'incontro davanti al mediatore. E l'incontro davanti al mediatore viene verbalizzato. Potrebbe già essere esaustivo. Se non lo fosse, si possono fare N incontri, senza un limite. L'importante è mantenere, per avere i benefici fiscali, gli effetti di giudizio, eccetera, i famosi 3 mesi di durata massima del procedimento. Ipotizziamo di superare i 3 mesi. La norma non dice che i 3 mesi sono derogabili. La procedura parla di 3 mesi. Il rito del procedimento di mediazione parla di 3 mesi.